Salve, siamo Sapri con il dottor Michael Nicolozzi, psicologo, direttore clinico di Voce del Silenzio Ollus, direttore scientifico cooperativa Aliter di Pomigliano d'Arco e responsabile coordinatore del progetto Educa Ora con l'associazione Il Tempo per l'Oro di Sapri. Oggi si comincia la seconda sessione per quanto riguarda il terzo corso di formazione ABA per tecnico di comportamento. Dottor Nicolozzi, come vanno i lavori? Siamo avviati, abbiamo fatto già 3 giorni di lezione, adesso facciamo altre 2 sessioni e stiamo procedendo a una formazione teorica e pratica dei futuri operatori in analisi comportamentale. Quanti sono i partecipanti? Siamo circa una ventina. Per quanto riguarda, lei sta effettuando una ricerca per il suo dottorato, vuole anticiparci i suoi lavori? Sì, allora, io sto svolgendo un lavoro di ricerca con l'Università di Belfast, nel Regno Unito, per l'Irlanda del Nord. Che cosa comporta il progetto? Esistono delle prove nella letteratura scientifica del fatto che gli interventi ABA possono portare a miglioramenti sostanziali per le persone con autismo, fino a eliminare quasi tutti i sintomi in alcuni casi. Ecco, io sto cercando di dimostrare che questi risultati che sono stati ottenuti con interventi intensivi e precoci possono essere ottenuti anche con interventi non precoci, cioè fatti con utenti dai 10 ai 30 anni. Infatti gli utenti, i partecipanti al mio progetto di ricerca sono inseriti in questa fascia di età e i risultati preliminari che stiamo raccogliendo da circa un anno sono estremamente incoraggianti, cioè ci dicono che la maggior parte delle tecniche applicata per i bambini di 5 anni o meno di 5 anni, certo con opportuni adattamenti, può portare a importanti miglioramenti anche con pazienti più grandi. Con noi c'è la dottoressa Martina Amoruso, che è assistente al corso senior tutor del progetto Presa in carica dei bambini. Vuole dirci qualcosa? Allora, da giugno inizieremo adesso il passaggio di presa in carico degli utenti di Educa Ora. Sarà appunto un progetto a distanza dalla nostra sede, io verrò qui a Sapri una volta al mese per 4 ore su ogni utente e inizieremo appunto un progetto di terapia comportamentale con anche la collaborazione del dottor Carlo Pistretto, che è un nostro psicologo che lavora anche con noi in Voce del Silenzio. Bisogna riconoscere che l'associazione Tempo per l'Oro sta effettuando una situazione veramente nuova sul territorio, perché è la prima volta che arrivano in loco delle professionalità competenti e con grande passione per questa problematica dell'autismo. Per chiudere, i primi segnali che vanno visti in un bambino? Allora, sicuramente è importante un intervento precoce, ci sono nuove ricerche che indicano che già da pochi mesi di vita è possibile riconoscere i segni della diagnosi di autismo. Sicuramente la presenza del contatto oculare con gli adulti, quindi il fatto che il bambino si rivolga agli adulti quando viene chiamato, è un elemento estremamente importante e in caso sia assente è bene effettuare degli accertamenti e degli approfondimenti. Il sorriso sociale, quindi la capacità, quando il bambino si rivolge ad altre persone, di sorridere, la triangolazione dell'attenzione, quindi il fatto che se è presentato un oggetto, ad esempio un genitore tiene in braccio il bambino con una mano, presenta un oggetto con l'altro, il bambino mentre ascolta il genitore che commenta rispetto all'oggetto, rivolge lo sguardo all'oggetto stesso, poi al genitore, poi sorride magari, poi di nuovo all'oggetto, e c'è una triangolazione quindi i cui poli sono il genitore, il bambino, l'oggetto. Ecco, la presenza di uno scambio di sguardi da parte del bambino tra l'oggetto e il genitore e via dicendo in questo modo è un elemento estremamente importante che ci indica la presenza di un'attenzione condivisa.
tutti questi elementi, questi sono solo tre, ma naturalmente ce ne sono molti di più, sono dei segni importanti che possono far sospettare, in caso assenti, la diagnosi di autismo. Un altro elemento molto importante naturalmente è la presenza di comportamenti stereotipati, ripetitivi, di qualsiasi genere. In tal caso è consigliabile fare un approfondimento prima con il pediatra e successivamente con un neuropsichiatra competente. Beh, da sapere al momento è tutto, noi lasciamo il dottor Nicolosi, la dottoressa Amoroso al corso e ci aggiorniamo alla prossima.